Ai margini dell'atmosfera terrestre, ai confini della stratosfera, aleggia un'innovazione rivoluzionaria, il Fasa 35. Questo nuovo velivolo è senza pilota ed è elettrico a energia solare, ma è anche ultraleggero e dotato di una tecnologia all'avanguardia. Promette di ridefinire le possibilità di sorveglianza, comunicazione e raccolta dati su una scala prima inimmaginabile. Potrebbe anche svolgere missioni di spionaggio. Incredibile, vero? Ecco perché oggi vi invitiamo a scoprire la storia, ma anche la composizione e gli obiettivi di questo nuovo aereo all'avanguardia dell'innovazione. Spingendo i confini della tecnologia aeronautica, il Fasa 35 è noto per essere un nuovo sistema aereo senza pilota elettrico solare ultraleggero, ad alta quota, che mira a offrire un'alternativa ai sistemi di rilevamento e comunicazione convenzionali come i satelliti o gli aerei a motore per la fornitura di immagini e comunicazioni. Ma prima torniamo alla sua storia. È stato progettato da Prismatic Ltd., una società inglese che è una filiale di Bae Systems. Quest'ultima è nota per il suo lavoro nei settori della difesa e dell'aerospaziale. Nello specifico, Prismatic fa parte di Falcon Works, il nuovo centro di Bae Systems per la ricerca e lo sviluppo avanzato e agile nel settore aereo. L'azienda aveva già iniziato nel 2011 lavorando su sistemi aerei stratosferici senza pilota con un team con circa 10 anni di esperienza nel settore. Ma il progetto Fasa 35 è iniziato veramente nel 2017. Appena 3 anni dopo ha avuto luogo il primo volo inaugurale di successo, ma è stato soprattutto nel giugno 2023 che l'aereo è diventato noto dopo aver completato con successo un test di volo stratosferico di 24 ore. Il test si è svolto presso la base di lancio di White Sands nel New Mexico, con l'obiettivo di confermare le prestazioni del dispositivo. Ha poi superato un'altitudine di 66.000 piedi, ovvero 20 km, prima di atterrare in sicurezza. Ricordiamo che l'altitudine di crociera degli aerei di linea non supera i 12.000 metri. Potrebbe così volare al di sopra del traffico aereo e dei fenomeni atmosferici. Il successo di questo primo esperimento permette di confermare le prestazioni del sistema, di supportare le attività di sviluppo e di validare i punti di test. Ma se vi parliamo di lui oggi è soprattutto per il suo utilizzo di tecnologie all'avanguardia, in particolare per i suoi compositi avanzati. È progettato per comportarsi come un satellite, evolvendosi a livello della stratosfera. Molto lento, l'aereo ha un'apertura alare di 35 metri e pesa solo 135 kg, l'equivalente del peso di una motocicletta standard. Può raggiungere i 145 km orari, mentre un aereo di linea ha una velocità di crociera compresa tra 810 e 920 km orari. Notiamo anche che ci sono voluti solo 20 mesi per progettare 2 prototipi pronti a prendere il volo, il che è una vera impresa. È classificato come un sistema aereo senza equipaggio, spesso soprannominato UAS, e come uno pseudo-satellite ad alta quota, High Altitude Pseudo-Satellite, noto anche come HAPS. È stato realizzato con i migliori materiali compositi, in particolare fibra di carbonio, con una forma che favorisce l'aerodinamica e offre il massimo spazio per catturare l'energia solare. Inoltre può portare con sé un carico fino a 15 kg. Ma sono soprattutto le sue innovazioni tecnologiche ad essere messe in risalto. È azionato da piccoli motori elettrici fissati alle sue ali, che ospitano pannelli solari. È soprattutto nella gestione dell'energia e delle sue celle solari che viene apprezzato. I pannelli fotovoltaici infatti vengono utilizzati per fornire energia durante il giorno. Questa viene immagazzinata in celle ricaricabili per mantenere il volo durante la notte. Pertanto, i suoi 2 motori vengono alimentati con elettricità durante il giorno dai pannelli fotovoltaici e di notte subentrano le batterie fornite da Amprius Technologies. Quest'ultima è una società americana con sede a Fremont, in California. È specializzata in particolare nelle batterie agli ioni di litio di nuova generazione. Già in grado di fornire modelli che offrono fino a 450 watt-ora a chilogrammo e 1150 watt-ora a litro, il Fasa 35, dal canto suo, è un modello ad alta densità di energia dotato di un anodo di silicio. L'azienda dispone di un laboratorio di ricerca e di un impianto pilota per la produzione di anodi e celle di silicio. Attualmente in pieno sviluppo avrà presto un edificio di 72.000 metri quadrati, situato a Brighton, in Colorado. Tra i partner del programma figurano anche Pyran, Microlink e Honeywell, nonché BMW Dynamics e Metoffice. Il nostro aereo è inoltre dotato di un ampio stock di piccole batterie a litio, che gli garantiscono diverse settimane di autonomia in caso di guasto.
Inoltre abbandona le ruote al momento del decollo per atterrare lentamente sulle due gondole motore. Potrebbe quindi durare in aria per diversi mesi o addirittura un anno, il che spinge i limiti dell'attuale tecnologia aeronautica. Queste innovazioni mirano a fornire una piattaforma persistente e stabile per applicazioni di sorveglianza, comunicazione e sicurezza. Può fornire molti altri servizi, come la connessione ad altre tecnologie e la fornitura di reti di comunicazione, incluso il 5G. Potrebbe anche sostenere i soccorsi in caso di calamità e garantire la protezione delle frontiere monitorandole. Molto flessibile, può trasportare un'ampia gamma di sensori e quindi adattarsi alle tecnologie in costante progresso. Inoltre non necessita di gestione o monitoraggio continui. Ha tutte le carte in regola per diventare una vera risorsa grazie alla sua resistenza e alla sua grande stabilità, ma anche per i suoi bassi costi di esercizio e il suo trasporto flessibile di carico utile. Il produttore inglese sottolinea inoltre che potrebbe trattarsi di una soluzione rispettosa dell'ambiente rispetto ai sistemi convenzionali. Ha anche una facile manutenzione. Si tratta quindi di una vera e propria rivoluzione in ambito aeronautico e potrebbe quindi sostituire i tradizionali sistemi aerei e satellitari. Come detto in precedenza, potrebbe essere utilizzato per missioni civili, ambientali, commerciali e militari, in particolare nei settori aereo, marittimo, terrestre e informatico. Ma inizialmente l'azienda vuole espandersi nei mercati della difesa e del commercio su scala internazionale. Secondo la BBC, infatti, se il progetto avrà successo, il Fasa 35 dovrebbe essere messo in servizio per missioni di spionaggio. È il sito dedicato all'aeronautica Aerospace Testing International che ha annunciato che l'aereo dovrebbe essere probabilmente utilizzato per scopi di intelligence, sorveglianza e ricognizione. Inoltre è stato sottolineato che il progetto è sponsorizzato dal Centro Tecnico dello Space e Missile Defense Command dell'esercito americano. Le missioni di spionaggio potrebbero includere la sorveglianza di aree sensibili, la raccolta di informazioni su attività specifiche o la ricognizione a lungo raggio. Concorrente diretto di Airbus e Boeing, non è l'unico velivolo di questo tipo ad essere sviluppato. Infatti Airbus aveva già presentato lo Zephyr S. Il nome Zephyr è un riferimento al vento dell'ovest. Quest'ultimo, come il Fasa 35, è fatto per volare ad alta quota per lunghi periodi sfruttando l'energia solare. Potrebbe anche essere utilizzato in vari campi, tra cui la sorveglianza civile e militare, la raccolta di informazioni e le comunicazioni di emergenza, nonché la ricerca e il monitoraggio ambientale. Con un'apertura alare di 25 metri e un peso di 25 kg e anche senza equipaggio. Realizzato in fibra di carbonio e azionato da due motori elettrici, a loro volta alimentati da batterie ricaricate dall'energia solare. Ha stabilito un record per la durata del volo di 64 giorni prima di schiantarsi in Arizona, negli Stati Uniti. Mancavano poche ore a battere il record del volo più lungo della storia. Questo record è detenuto dal Cessna 172, con 64 giorni, 22 ore, 19 minuti e 5 secondi di volo continuo, ovvero circa 1500 ore di volo. Il Fasa 35 è ancora lontano da questo record, il che dimostra che la società Prismatic Ltd. ha ancora del lavoro da fare con i suoi aerei. In precedenza Airbus aveva già realizzato un'impresa con il suo fratello maggiore, lo Zephyr 7. Con un'apertura alare di 22 metri e mezzo e un peso di 45 kg, aveva già battuto il record mondiale di durata di volo senza rifornimento con 336 ore e 8 secondi, o 14 giorni, effettuato dal 9 al 23 luglio 2010. Il che dimostra l'importante posizione occupata da Airbus nel settore. Lato Boeing, il drone solare autonomo Odysseus è stato presentato nel 2018, ma da allora non se n'è più parlato. Anche se l'aereo è ancora in fase di test, il Fasa 35 potrebbe davvero scuotere il mondo dell'aeronautica. Spingendo i limiti della durata del volo e sfruttando l'energia solare per alimentare le sue turbine, apre nuove prospettive per la sorveglianza, le comunicazioni e la ricerca. Vale quindi la pena tenerlo d'occhio.